Adesso passiamo ad una chicca proprio della zona. Qui siamo in provincia di Asti perché questa è la Malvasia di Casorzo. Il nome Malvasia di Casorzo è il nome sia del vitigno che della denominazione, perché la Malvasia in verità è una famiglia di vitigni, ce ne sono tantissime, la maggior parte sono bianche. Questa è rossa ovviamente perché in Piemonte vogliamo essere un po' diversi, ne abbiamo ben tre rosse come Malvasie. Che sono Schierano, Malvasia Neralunga, che insieme compongono la denominazione Castelnuovo Don Bosco, e poi la Malvasia di Casorzo, che invece è solo Malvasia di Casorzo, appunto. Vignale è confinante con Casorzo ed è appunto, siamo giusto a 5 km dalla zona, della Malvasia con la cantina. E da sempre abbiamo i vigneti nella zona di Casorzo perché, come raccontavo prima, la nostra storia parte dal Bergantino, che è proprio al confine con la provincia di Asti. E quindi nel tempo abbiamo mantenuto degli appezzamenti di vigne, di campo, che poi appunto abbiamo ancora esteso un pochino, dove abbiamo la Malvasia, precisamente dagli anni 80, da quando mio padre ha incontrato una casortina DOC, ovvero mia madre, che poi gli ha detto: se vuoi fare vitigni autoctoni fai anche la Malvasia. E quindi la prima annata è uscita proprio nell'anno in cui si sono sposati, il 1985. È un vitigno considerato abbastanza nobile fra i vitigni aromatici, perché ha una caratteristica molto molto particolare per i vitigni aromatici, ovvero la buccia molto spessa. Anche un buon tannino da vinacciolo, ma il tannino da buccia è quello che bilancia tantissimo al gusto la Malvasia di Casorzo. Infatti non è mai stucchevole, perché nonostante la DOC la voglia vinificata dolce o spumantizzata, nella versione dolce tra i 5 e i 7 grammi, scusate, tra i 5 e i 7% d'alcol, praticamente ha questo tannino che la rende più fresca, quindi va benissimo sia da aperitivo che da formaggio o da dessert. E poi l'altra caratteristica principale è il fatto che ha questa molecola di geraniolo, che è un terpene, una molecola aromatica che dà questa rosa e fragola molto intense, che la rendono unica come vitigno aromatico. E in più dura molto nel tempo perché comunque ha una bella struttura tannico. Non tanto d'acidità, perché l'acidità normalmente è intorno ai 5 grammi litro, quindi non è elevatissima, però essendo un rosso comunque si difende bene appunto con i propri tannini. E la zona di Casorzo è quella che vi ho illustrato prima, appunto sarebbe al di là della provincia di Alessandria. Casorzo si trova praticamente qui. E qui noi abbiamo la prima collina di Casorzo, che è quella dove la terra rimane più bianca, si affaccia ancora su Vignale. Abbiamo ogni tanto quella un po' di argilla rossa, però la caratteristica principale è questo scheletro di gesso, che contribuisce appunto ad amplificare ancora di più la parte aromatica di questo vitigno. In più anche il frizzante, la parte appunto della fermentazione, dell'acidura di fermentazione che rimane all'interno del vino una volta imbottigliato, aiuta ad aumentare la sensazione di freschezza all'interno del gusto del vino. Quindi questa se ne può bere una bottiglia anche da soli.